Ciao a tutti gli amici di Apple Mobile, sono Luca. Quest'oggi parliamo di un accessorio molto in voga ultimamente e per il quale ci avete subissato di domande con i vostri dubbi e le vostre problematiche. Allora, parliamo del Camera Connection Kit, un accessorio introdotto da Apple abbastanza recentemente, il quale consente di collegare al nostro iPad una SD card o una cavo USB che va alla nostra videocamera o alla nostra macchina fotografica. Per fare la nostra prova, noi oggi utilizziamo un SD card che preleviamo direttamente dalla nostra Nikon D5000, reflex formato digitale entry level, un po' datata ma direi molto adatta allo scopo. Quindi proviamo subito ad estrarre la nostra SD card, eccola qua. Che cosa andiamo a fare semplicemente? Rimuoviamo la protezione dal nostro Camera Connection Kit, in particolare dalla taschina dove va la SD card. Andiamo quindi a inserirla. Prendiamo il nostro iPad, in questo caso abbiamo un iPad 2 e come vedete io lo sto già replicando sullo schermo del mio iMac. Vado a inserire il kit all'interno dell'iPad e come vedete, senza che io faccia assolutamente nulla, si apre immediatamente il browser fotografico. Che cosa posso fare con queste foto? Allora, intanto posso visualizzarle un po' come se fossero dei provini, quindi vedere se le foto sono venute bene, se sono sottoesposte, se sono sovraesposte o se magari vanno anche bene. Posso vedere che ho fatto dei video e decidere se importare una, tutte o qualcuna delle fotografie. iOS ci viene già in aiuto in quanto con importa tutto ci fa capire che importerebbe sul nostro dispositivo tutte quante le foto presenti sulla SD card. Diversamente possiamo decidere di importare soltanto qualche foto. In questo caso, ad esempio, possiamo prendere questa foto, come vedete io l'ho appena selezionata, e dire importa. Come vedete, mi viene ancora richiesto conferma importa tutto oppure importa soltanto quelli selezionati. Allora, io direi a questo punto di selezionare anche magari qualche altra foto tipo questa qui sottoesposta e dire importa. Se vado a fare ancora tap su importa selezionati, dobbiamo dare giustamente un attimo di tempo all'iPad che possa fare il suo lavoro e come vedete la comparsa del cerchiolino verde con la V di visto sulla foto viene confermata al completamento dell'importazione. Ed ecco che ci viene subito chiesto se vogliamo eliminare le foto dall'SD card o se vogliamo mantenerle. Allora, dato che un'importazione del genere può essere molto utile, soprattutto quando si va in ferie e si vuole già fare una selezione parziale delle foto che poi andremo a portarci a casa, io vi consiglierei sempre di fare tap su mantieni e di fare su Mac, quindi con uno schermo ancora più ampio di quello dell'iPad, il lavoro di cernita fotografico. Dove vanno a finire queste foto? Beh, semplicemente bisogna andare su Album e come vedete abbiamo una nuova cartella chiamata Ultima Importazione, dove tappandoci dentro, che cosa andrò a trovare? Semplicemente le due fotografie che ho importato e posso rendermi conto, ad esempio, che una, come in questo caso, questa foto qua è sottoesposta, mentre quest'altra qua è direi abbastanza buona, anche se possiamo notare delle prevalenze di colore che vanno un attimino eliminate. Vi faccio notare ancora che l'iMac è andato a tutto schermo proprio perché si è accorto che sta facendo una presentazione fotografica. Lo stesso effetto lo potete sicuramente apprezzare anche sulla Apple TV. Vi ricordo infatti che per questo genere di dimostrazione stiamo utilizzando un programma di terze parti non supportato ufficialmente da Apple e quindi non è distribuito in App Store. Stiamo parlando di Reflection e se andate a cercarlo sul nostro blog sicuramente troverete una video recensione molto dettagliata. Io adesso direi che possiamo chiudere nuovamente questa foto. Vi faccio vedere che semplicemente estraendo Camera Connection Kit con la SD card inserita non succede assolutamente nulla, quindi posso continuare a lavorare tranquillamente. Grazie a tutti per l'ascolto,
Spero che la visione vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao a tutti!